Ora si registrerà la conferenza. Buonasera a tutti e benvenuti a questa seduta del Consiglio Comunale del 14 dicembre. Lascio la parola al nostro segretario, dottor Siciliano, per l'appello. Grazie Sindaco, buonasera e bentrovati a tutti. Bizzamiglio Alessandra, Presente. Valli Fabiana, Presente. Rera Severina, Nodari Presente. Demis, Presente. Pedergnani Samuele, Presente. Gritti Camilla, Zani Presente. Oscar, assente giustificato, Schiavone Nicola, Del Presente. Frate Emma, Secchi Presente. Annalisa, assente giustificato, Canesi Luca, Presente. Aceti Giancarlo, assente giustificato, Castellanelli Marco. Presente. Ok, sindaco, c'è il nome legale, può procedere, grazie. Punto 1 all'ordine del giorno, lettura ed approvazione verbali della seduta precedente. I verbali riguardano le deliberazioni consiliari dalla numero 35 alla numero 40 relativi alla seduta consiliare del 25 novembre dell'anno in corso. Non ci sono osservazioni, possiamo procedere con la votazione. Sindaco favorevole, Valli Fabiana. Favorevole. Brera Severina. Favorevole. Nodari Demis, Pedergnani Favorevole. Samuele, Favorevole. Gritti Camilla, Favorevole. Schiavone Nicola, Favorevole. Del Frate Emma, Favorevole. Canesi Luca, Favorevole. Castellanelli Marco. Favorevole. Procediamo col punto 2, approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione DUP triennio 2023-2025. Lascio la parola all'assessore Drera. Buonasera a tutti. Documento unico di programmazione costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il Comune di Castelcovati lo ha approvato tramite il Consiglio Comunale in data 27 luglio 2022 con delibera numero 24. Come previsto dal testo unico enti locali e dal regolamento comunale di contabilità armonizzata, la Giunta Comunale ha predisposto la nota di aggiornamento del DUP, tenendo conto delle principali modifiche e novità intervenute rispetto alla programmazione approvata in precedenza. E l'ha approvata con la delibera numero 140 del 7 novembre 2022. La nota di aggiornamento del DUP 2023-2025 include al suo interno, come previsto dalla normativa vigente, una sezione strategica e una sezione operativa che viene aggiornata di anno in anno in base alle esigenze di programmazione dell'ente e i seguenti documenti di programmazione. Piano triennale del fabbisogno del personale, piano delle opere pubbliche, programma biennale degli acquisti fornitori e servizi, piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali, piano per la razionalizzazione delle spese di funzionamento. In seguito agli aggiornamenti degli strumenti adottati all'approvazione degli schemi di bilancio 2023-2025, si è provveduto dunque ad aggiornare il documento unico di programmazione che viene presentato in questa sede al Consiglio Comunale per la sua approvazione. L'argomento è stato trattato in Commissione Bilancio in data 7 dicembre 2022. Il revisore dei conti ha espresso parere favorevole. Ci sono osservazioni? Possiamo procedere con la votazione. Sindaco favorevole, Valli Fabiana. Favorevole. Brera Severina, Nodari Favorevole. Demis, Favorevole. Pedergnani Samuele, Favorevole. Gritti Camilla, Favorevole. Schiavone Nicola, Favorevole. Del Frate Emma, Favorevole. Canesi Luca, Astenuto. Castellanelli Marco. Tenuto. Doppia Procediamo con votazione. la votazione, per la doppia votazione per l'immediata eseguibilità. Sindaco favorevole, Valli Fabiana. Favorevole.
Brera Severina. Favorevole. Nodari Demis. Favorevole. Federgnani Samuele. Favorevole. Gritti Camilla. Favorevole. Schiavone Nicola. Favorevole. Del Frate Emma. Favorevole. Canesi Luca. Astenuto. Castellanelli Marco. Astenuto. Okay, punto approvato. Punto 3, nell'ordine del giorno, addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche IRPEF, determinazione aliquota anno 2023. Lascio la parola all'assessore Drera. Il Consiglio Comunale con questo atto è chiamato a confermare le aliquote e la soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF previste per l'anno 2023. Dal 2014 il Comune di Castelcovati ha stabilito un'unica aliquota in misura pari allo 0,53%, con una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultano titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore ad euro 10.000. Il gettito dell'addizionale comunale IRPEF costituisce un'entrata corrente e concorre pertanto al finanziamento di spese della medesima natura, oltre che degli oneri per la restituzione delle quote capitali dei mutui. Questa entrata risulta oggi determinante per garantire tutti i servizi essenziali già erogati nel corso del 2022. Per l'anno 2023 verrà lasciata inalterata l'aliquota. Il gettito previsto per l'anno 23 è di circa 268.000 euro, calcolato sulla base di quanto introitato negli anni precedenti. Non ci sono osservazioni, possiamo procedere con la votazione. Sindaco favorevole, Valli Fabiana. Favorevole. Brera Severina. Favorevole. Nodari Demis. Favorevole. Federgnani Samuele, Favorevole. Gritti Camilla, Schiavone Favorevole. Nicola, Favorevole. del Frate Emma, Favorevole. Canesi Luca, Astenuto. Castellanelli Marco, Tenuto. anche qui doppia Votazione, sindaco. votazione per l'immediata eseguibilità. Sindaco favorevole, Valli Fabiana. Favorevole. Brera Severina, Nodari Favorevole. Demis, Federgnani Favorevole. Samuele, Favorevole. Gritti Camilla, Favorevole. Schiavone Nicola, Favorevole. del Frate Emma, Favorevole. Canesi Luca. Astenuto. Castellanelli Marco. Astenuto. E punto 4. Imposta municipale propria IMU approvazione di quest'anno 2023. Lascio la parola all'assessore Drera. Informo i signori consiglieri che il Consiglio è chiamato ad approvare le aliquote IMU per l'anno 2023. L'amministrazione anche quest'anno ha ritenuto di mantenere invariate le aliquote dell'IMU 2023 rispetto a quelle dello scorso anno. Alla luce di quanto sopra esposto, le aliquote IMU 2023 sono pertanto le seguenti: 6 per 1000, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principali per le categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, una pertinenza per categoria C2, C6, C7. 10 per 1000, aliquota ordinaria per tutte le restanti fattispecie imponibili. 1 per 1000, aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale delle attività agricole, purché abbiano il riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. 10,60 per 1000, i fabbricati classificati in categoria C6 non pertinenziali all'abitazione principale. 10,60 per 1000 per i fabbricati classificati in categoria D5. Si ricorda che per l'anno 22 non sono più tassati i cosiddetti beni merci, fabbricati costruiti e destinati alla vendita dell'impresa costruttrice, i quali scontavano precedentemente un'aliquota dell'1 per 1000, in quanto sono stati esentati dal pagamento dell'IMU a decorrere dall'anno 2022.
Il gettito previsto per l'anno 2023 è di 860.000 euro, in linea con quanto introitato negli anni precedenti. Procediamo con la votazione. Sindaco favorevole, Valli Fabiana. Favorevole. Brera Severina. Favorevole. Nodari Demis. Favorevole. Federgnani Samuele. Favorevole. Gritti Camilla. Favorevole. Schiavone Nicola. Delfrate Favorevole. Emma. Favorevole. Canesi Luca. Astenuto. Castellanelli Marco. Astenuto. Procediamo con la doppia votazione. Sindaco favorevole, Valli Fabiana. Favorevole. Brera Severina. Favorevole. Nodari Demis. Federgnani Favorevole. Samuele. Samuele. Samuele, non ti abbiamo sentito. Favorevole, favorevole, favorevole. Grazie. Gritti Favorevole. Camilla. Vale una votazione comunque. Gritti Camilla. Favorevole. Schiavone Nicola. Delfrate Favorevole. Emma. Favorevole. Canesi Luca. Astenuto. Castellanelli Marco. Astenuto. Procediamo col punto numero 5, approvazione del bilancio di previsione finanziario relativi allegati triennio 2023-2025. Lascio la parola all'assessore Drera. Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il bilancio di previsione triennio 2023-2025, già depositato e trasmesso ai consiglieri tramite PEC in data 16 novembre 2022. Per consentire a ciascuno un'attenta e consapevole analisi di come l'ente prevede di affrontare il triennio successivo e in particolare l'esercizio 2023. Con l'approvazione del bilancio di previsione e relativi allegati, il Consiglio Comunale individua gli obiettivi da raggiungere nel triennio successivo ed approva quindi le spese per missioni e programmi che vincoleranno l'amministrazione nello stesso arco di tempo. L'amministrazione, come da consuetudine e da buona prassi, ha ritenuto opportuno approvare il bilancio entro il 31 dicembre, in modo che da subito tutti i settori possano investire le risorse a loro assegnate nella maniera più precisa e puntuale e non con i limiti di spesa dell'esercizio provvisorio frazionato in dodicesimi. Tra l'altro, ricordo, approvare il bilancio e rendiconto entro i termini di legge permette all'ente di non avere più alcuni significativi limiti di spesa. Il punto cardine di questo bilancio è che nessun aumento delle tasse e delle entrate patrimoniali è stato praticato a carico dei cittadini. Per quanto riguarda la Tari, preciso che in assenza del piano economico-finanziario è stato confermato in via provvisoria lo stanziamento scaturito dal piano economico-finanziario 22 secondo le indicazioni fornite da ARERA. Il piano finanziario e tariffario Tari in ogni caso sarà approvato con successiva delibera. Per quanto riguarda i servizi, l'amministrazione ha prestato attenzione a preservare lo standard degli anni precedenti, garantendo tramite i controlli il decoro del territorio. Entrando in maniera specifica nei dati che compongono il nostro bilancio, le entrate principali del nostro comune sono rappresentate dall'IMU, dall'addizionale comunale IRPEF, le quali sono state costruite secondo le stime basate sugli assestamenti apportati con le variazioni effettuate durante l'esercizio in corso. Tra gli stanziamenti di spesa è presente il fondo credito di dubbia esigibilità, necessario per cautelare le entrate incerte. Questo fondo è finanziato da entrate correnti dell'anno e nell'anno 23 ammonta ad euro 128.978. Il bilancio di previsione per l'anno 2023 chiude con un importo pari a 5.265.928.
La previsione delle spese correnti è pari a 3.265.899, mentre la spesa in conto capitale è pari a 752.989. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale aggiornato annualmente nel rispetto degli strumenti di programmazione di mandato e della vigente normativa tecnico-urbanistica ambientale. I lavori che verranno realizzati nel corso del primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale delle opere pubbliche che costituisce a tutti gli effetti documento di previsione delle diverse spese di investimento e delle correlate fonti di finanziamento. Il programma triennale e l'elenco annuale sono compresi nel documento unico di programmazione. Sul presente bilancio, il revisore dei conti ha verificato la corrispondenza e la congruità delle poste iscritte in qualità di organo di controllo del Comune, esprimendo parere favorevole. Se ci sono osservazioni. Procediamo con la votazione. Sindaco favorevole, Valli Fabiana. Favorevole. Drera Severina. Favorevole. Nodari Demis. Favorevole. Pedemiani Samuele. Favorevole. Gritti Camilla. Favorevole. Schiavone Nicola. Favorevole. Del Frate Emma. Favorevole. Canesi Luca. Astenuto. Castellanelli Marco. Astenuto. Doppia votazione per l'immediata eseguibilità. Sindaco favorevole, Valli Fabiana. Favorevole. Drera Severina. Favorevole. Nodari Demis. Favorevole. Pedemiani Samuele. Favorevole. Gritti Camilla. Favorevole. Schiavone Nicola. Favorevole. Del Frate Emma. Favorevole. Canesi Luca. Astenuto. Castellanelli Marco. Astenuto. Procediamo col punto numero 6, revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2021. Gentili consiglieri, decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 precisa che le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. L'UTUPS prevede un esame ricognitivo con cadenza annuale di tutte le partecipazioni detenute, nonché una relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione. Pertanto, con la presente proposta si approva la ricognizione annuale istruiti dai servizi e dagli uffici comunali competenti sulla base dei dati contabili 2021 e la relazione sull'attuazione della razionalizzazione. Le partecipazioni del Comune di Castelcovati al 31/12/2021 rimangono invariate rispetto agli anni precedenti. Lo 0,984% in Cogeme S.p.A., lo 0,20% in Secovale SRL e lo 0,98% in Acque Ovest Bresciano 2 SRL, la quale attualmente si trova ancora in fase di liquidazione. L'esito di tale ricognizione e la relazione dello stato di attuazione della razionalizzazione, che hanno ricevuto parere favorevole da parte del revisore dei conti, saranno trasmesse alla Corte dei Conti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla normativa vigente. Non ci sono osservazioni, possiamo procedere con la votazione. Sindaco favorevole, Valli Fabiana. Favorevole. Drera Severina. Favorevole. Nodari Demis. Favorevole. Pedemiani Samuele. Favorevole. Gritti Camilla. Favorevole. Schiavone Nicola. Favorevole. Del Frate Emma. Favorevole. Canesi Luca. Astenuto. Castellanelli Marco. Astenuto.
Procediamo con la doppia votazione. Sindaco favorevole, Valli Fabiana. Favorevole. Brera Severina. Nodari Favorevole. Demis. Favorevole. Pedernani Samuele. Favorevole. Gritti Camilla. Favorevole. Chiavone Nicola. Del Favorevole. Frate Emma. Ok, sì, Favorevole. Canesi Luca, Astenuto. Castellanelli Marco, Voluto. procediamo con punto numero 7, affidamento di ulteriori servizi alla comunità montana di Valle Sabbia nell'ambito della convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, servizi informatici e sito internet. Con questa deliberazione il Comune di Castelcovati intende affidare alla comunità montana di Valle Sabbia ulteriori servizi legati ai servizi informatici e al sito istituzionale, sempre nell'ambito della convenzione quadro già in essere e valevole per gli anni dal 2018 al 2024. Risulta utile premettere che il Comune di Castelcovati ha partecipato a diversi bandi PNRR, dal quale risulta no, progetto PA Digitale 2026 e risulta essere soggetto beneficiario di un finanziamento a fondo perduto su cinque diverse misure, per un valore di circa 400.000 euro, che dovrebbero finalmente permettere una digitalizzazione completa dell'ente in linea con le linee guida Agenzia per l'Italia Digitale e le direttive dell'Unione Europea sulla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il Comune di Castelcovati ha ottenuto i seguenti finanziamenti: la misura 1.4.3 pago PA per euro 42.850 euro, la misura 1.4.3 adozione app IO per euro 17.150 euro, la misura 1.4.4 servizi digitali con speed C per euro 14.000 euro. E la misura investimento 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali per euro 121.992 euro. Inoltre sono già stati formalmente accettati dal Dipartimento per la trasformazione digitale altri due progetti, uno legato al sito istituzionale e ai servizi digitali, la misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici di euro 155.234 e uno legato all'attivazione della piattaforma delle notifiche digitali, la misura 1.4.5 piattaforma notifiche digitali per euro 32.589 euro, per i quali siamo in attesa dei decreti di finanziamento che arriveranno nelle prossime settimane. Il Comune di Castelcovati, trattandosi di un ente di piccole dimensioni, non ha al proprio interno personale competenze tecniche specialistiche necessarie per gestire in maniera ottimale i finanziamenti ricevuti e pertanto riteniamo opportuno usufruire a livello aggregato, tramite la Comunità Montana di Valle Sabbia, delle necessarie competenze tecniche per gestire al meglio gli adempimenti necessari per portare a termine gli obiettivi richiesti dai bandi PNRR del Dipartimento per la trasformazione digitale, le cui prossime scadenze risultano essere nei primi mesi dell'anno 2023. Ci sono osservazioni? Possiamo procedere con la votazione. Sindaco favorevole, Valli Fabiana. Brera Favorevole. Severina. Nodari Favorevole. Demis. Favorevole. Pedernani Samuele. Favorevole. Gritti Camilla. Favorevole. Schiavone Nicola. Del Favorevole. frate Emma. Favorevole. Canesi Luca. Astenuto. Castellanelli Marco, Voluto. doppia votazione, sindaco favorevole, Valli Fabiana, Brera Favorevole. Severina, Favorevole. Nodari Demis, Pedernani Favorevole. Samuele, Favorevole. Gritti Camilla, Favorevole. Chiavone Nicola, Favorevole. del frate Emma. Favorevole. Canesi Luca, Astenuto. Castellanelli Marco, Astenuto. Ok.
Procediamo col punto 8, affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all'Ente Nazionale della Riscossione, Agenzia delle Entrate e Riscossione. Lascio la parola all'assessore Drera. Tramite questa deliberazione il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, con decorrenza dal 1 gennaio 2023. In quanto l'affidamento in essere con la società Sorit SPA risulta essere in scadenza al 31 dicembre 2022. La normativa vigente consente l'affidamento diretto tramite il Consiglio Comunale all'Ente Nazionale di Riscossione per eccellenza, ovvero l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha sostituito la vecchia Equitalia, la quale ha dimostrato negli anni un notevole miglioramento della capacità di riscossione dei tributi comunali tramite l'accesso e l'implementazione delle banche dati digitali a disposizione. Attualmente ogni operatore economico, per poter effettuare i controlli necessari ai fini della riscossione coattiva, deve prima essere autorizzato ad accedere ai portali dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale, oltre ad avere libero accesso alla quasi totalità delle banche dati nazionali, risulta essere anche più economica rispetto alle società private. In seguito a questo affidamento, il Comune di Castelcovati monitorerà l'andamento della riscossione coattiva nel corso dell'esercizio 2023 ed eventualmente, qualora non dovessero essere soddisfatte le aspettative dell'ente, si può sempre decidere di revocare l'affidamento ed avviare una procedura ristretta di scelta del contraente, invitando a partecipare le principali società private del settore operanti a livello nazionale. Procediamo con la votazione. Sindaco favorevole, Valli Fabiana. Favorevole. Brera Severina. Nodari Favorevole. Demis. Favorevole. Federgnani Samuele. Favorevole. Gritti Camilla. Favorevole. Schiavone Nicola. Favorevole. Del Frate Emma. Favorevole. Canisi Luca. Astenuto. Castellanelli Marco. Astenuto. Doppia Doppia votazione. votazione. Sindaco favorevole, Valli Fabiana. Favorevole. Drera Severina. Nodari Favorevole. Demis. Favorevole. Federgnani Samuele. Favorevole. Gritti Camilla. Favorevole. Del frate, no, Schiavone Nicola. Del Favorevole. frate Emma. Favorevole. Canesi Luca. Astenuto. Castellanelli Marco. Astenuto. Procediamo con le comunicazioni del sindaco. Dall'8 al 22 gennaio prossimo avrà luogo la quindicesima sagra di Sant'Antonio. Grazie alla collaborazione delle associazioni e realtà del nostro paese, come di consueto, il calendario è colmo di svariate iniziative. Il tutto avrà inizio domenica 8 alle ore 15:30 con il concerto del coro gospel nella chiesa parrocchiale e si concluderà con domenica 22 gennaio. Si evidenzia l'appuntamento di sabato 14 per l'open day della Biblioteca Comunale Gianni Rodari, di mercoledì 18 gennaio della seduta straordinaria del Consiglio Comunale, dove saranno consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli e le benemerenze. Sabato 21 avrà luogo il maxi raduno delle famiglie Minelli, Rossi, Drera e Galli e molto altro, concerti, tornei sportivi, mostre fotografiche. Infine vi comunico con piacere che sarà possibile visitare il grandioso presepio storico di Castelcovati, giunto alla sua 32ª edizione. Grazie a tutti coloro che permettono di far vivere al nostro paese la ricorrenza del nostro santo patrono in maniera tale da dare vita ad una sagra che richiama avventori anche dai paesi limitrofi. Infine vorrei fare un saluto particolare. Vorrei salutare e ringraziare il dottor Domenico Siciliano, un segretario, un professionista, un uomo che ci ha accompagnato in tutti questi anni di mandato e negli ultimi mesi ancora di più. Ha
Avrei preferito salutarlo nell'ultimo consiglio comunale di questo mandato, così da averlo al mio fianco negli ultimi mesi prima delle elezioni comunali del prossimo 23. Ma lo saluto con emozione e gioia, sapendo che non come segretario, ma come uomo potrà e vorrà essere un punto di riferimento. Grazie per quanto condiviso e un grandissimo in bocca al lupo per il tuo rinnovato cammino. Grazie Sindaco, parole che apprezzo e me l'aspettavo. Non dico che sono emozionato, però beh, sarò sempre più emozionato perché questi consigli comunali, quelli che farò, saranno sempre più duri. Però così è la vita, bisogna guardare sempre avanti, imparando sempre dagli errori del passato. Vi posso aspettare un attimo che prendo un fazzoletto? No, grazie lo stesso, grazie comunque lo stesso, dai. Grazie anche a voi, ho conosciuto delle splendide persone. Anche se ci siamo frequentati pochissimo, però basta vedere la forza, la capacità, la tenacia con cui ognuno ama il proprio paese o lo si amministra, indipendentemente dai ruoli, sia di maggioranza o minoranza e di estrazione politica. Comunque, io sono qua, vivrò a Coccaglio, mi assetterò di più andare giù nel paese natio per assaporare almeno un po' di odori, clima e quant'altro, però la mia presenza sarà sempre qua. Se ha sempre bisogno, Sindaco, io ci sarò per sempre, per lei e chi seguirà. Ma penso che sia, è nella mia indole naturale essere in quest'ottica così. Comunque, grazie a voi di avermi fatto anche conoscere un'esperienza, dico gratificante, come negli altri comuni, dirò più o meno le stesse parole. Non voglio essere differente rispetto agli altri sindaci. Cosa mi viene dire? Verrò a provare i casoncelli, questa è la cosa più importante. Non sono mai arrivato, Assolutamente. magari da libero cittadino avrò più tempo per muovermi meglio allora. Ok, grazie Sindaco, grazie Volentieri. a voi, grazie al Consiglio Comunale, anche agli assenti. Grazie e buone feste, visto che questo è il nostro ultimo consiglio comunale di quest'anno. Auguro a tutti delle buone serenità. Ricordo che dobbiamo fare la giunta poi per gli assessori, Sì. grazie. Buone feste a tutti.